Buonasera, ben ritrovati. Una blitz di Polizia di Stato e Guardia di Finanza di Ravenna in un locale che risultava un'associazione no profit per finalità culturali ha portato a scoprire che si trattava in realtà di un vero e proprio nightclub. Gli avventori presenti nel locale sono stati identificati e denunciati per il reato di atti osceni in luogo pubblico al gestore del locale. Invece sono state contestate altre violazioni alle norme di pubblica sicurezza, ma anche incolumità pubblica. L'imprenditore aveva utilizzato in la propria associazione culturale, beneficiando fraudolentemente del regime fiscale agevolato per gli enti senza scopo di lucro. Il successivo controllo fiscale ha consentito poi di recuperare a tassazione oltre 300 milioni di euro di imponibile, circa 80 mila euro di IVA e di far emergere un altro evasore totalmente sconosciuto al fisco. Anche quest'anno la nostra regione Emilia-Romagna, presente alla BIT di Milano, iniziata proprio ieri con tutti sul ventaglio di proposte offerte turistiche, arricchite da un nutrito cartellone di eventi per ribadire il suo forte carattere identitario, ma anche per presentare il progetto Terre di Piero. Ben 34 proposte di soggiorno presentate da 26 realtà imprenditoriali che mettono insieme quattro regioni nel segno di Piero della Francesca, e il servizio per noi di Massimo Montanari, che era la BIT. Abbiamo seminato tanto per la promozione e l'accoglienza dei turisti italiani e stranieri e continuiamo a seminare. Siamo qui presenti alla BIT con 45 aziende di grande qualità e questo rapporto sempre più stretto tra APT Servizi e gli operatori turistici, quindi il privato, sta dando frutti molto importanti perché il lavoro insieme del pubblico e del privato è quello che poi crea un'offerta di qualità per la nostra regione. Quindi siamo in cammino per poter offrire al turista sempre delle vacanze di emozione e di esperienza. Noi dobbiamo acquistare come sistema paese maggiore competitività sul mercato, sui mercati internazionali del turismo, e credo che un'alleanza strategica fra quattro regioni come l'Emilia-Romagna, l'Umbria, la Toscana e le Marche, che hanno in comune delle grandissime bellezze paesaggistiche, hanno in comune dei grandi tesori culturali e artistici, hanno in comune dei grandi prodotti enogastronomici, possa rappresentare un grande esempio di come sul mercato globale si possono costruire dei prodotti interregionali che possano parlare, comunicare, promuovere le grandi bellezze del nostro paesaggio, del nostro territorio e conquistare nuove fette di mercato. È la strada giusta e credo che se vogliamo davvero recuperare classifiche nel ranking internazionale del turismo, questa sia una strada che anche l'ENIT, anche il Ministero deve percorrere, grandi progetti, grandi alleanze, grandi strategie. Ed è avvenuta proprio quest'oggi l'inaugurazione della nuova grande mostra dei musei del San Domenico di Forlì, Piero della Francesca, Indagine su un mito, l'undicesima da quando il San Domenico fu restaurato e restituito alla città di San Mercuriale. Grandissima l'attesa per una mostra dunque che ha il suo elemento distintivo nella originalità critica, il fuoco didattico è dato subito dalla prima sala all'ingresso con il confronto tra due opere d'arte divise da ben 500 anni. Questa è una mostra, certamente sarà visitata da nostri concittadini, da altri della nostra regione, ma da tantissimi italiani, credo questa volta verrà veramente tutta Italia. E questo però tutti devono sapere, che devono avere anche una gratitudine verso gli organizzatori, ma questa è secondaria, ma verso i musei e i privati che hanno prestato opere a tutto il mondo. Io guardavo prima un elenco di opere, tantissime dagli Stati Uniti, dalla Russia, da altri paesi. Cioè, ormai questa mostra è assolta a un livello tale di celebrità per cui nessuno si sottrae e tutti prestano volentieri quadri stupendi, bellissimi come questi. Quindi mi sembra che ormai pian piano ci avviciniamo con l'internazionalismo assoluto della mostra che noi vogliamo creare. L'inizio di questa mostra, che è una mostra di 250 capolavori, è un inizio molto importante perché abbiamo dietro alle mie spalle Di Carrà, l'amante dell'ingegnere, opera piuttosto rara anche a vedersi. È un omaggio a Battista Sforza in chiave per francescana e di lato dell'Aurana, l'opera del 1479 dedicata a Battista Sforza in chiave per francescana. Quindi
questo ci dice che cos'è la mostra. La mostra è il rispecchiamento di Piero nella sua epoca e della sua epoca in lui. Nella luce di Piero grandi artisti diventeranno i maestri conosciuti del 400 e i primi 500, da Bellini a Cossa, da tanti artisti che hanno attraversato la penisola, Antoniazzo Romano a Roma, Melozzo da Forlì sempre per la scuola romana e poi ancora la scuola bolognese, la scuola marchigiana, fino ad arrivare poi alla riscoperta a metà dell'Ottocento, dopo due secoli di oblio, dell'importanza della pittura di Piero. L'Ottocento vedrà in Piero la luce, vedrà in Piero la solennità delle figure, vedrà in Piero una quotidianità nuova, secolarizzata oramai, dove rimane tuttavia memoria del divino. E restando nell'ambito artistico, ha chiuso con numeri di assoluto rilievo la mostra La Collezione, oggetti d'arte ed artigianato della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, una selezione di opere eccellenti organizzata dalla Fondazione di Palazzo Sersanti al Centro Gianni Isola, che ha attratto ben 4.500 visitatori provenienti da tutta Italia, piazzandosi al secondo posto dopo il successo della grande mostra Arte dal Vero e confermando anche il trend in crescita di questi eventi espositivi. Il successo della mostra dimostra quanto sia interessante per il pubblico scoprire l'opera d'arte anche nel manufatto dell'artigianato, della moda, dei talenti in genere che appunto erano in esposizione. E ora vi leggo una segnalazione che arriva direttamente dalla Polizia Postale delle Comunicazioni, che negli ultimi giorni ha registrato una nuova ondata di attacchi attraverso l'invio di mail contenenti il già noto virus CryptoLocker. L'utente riceve sulla propria casella di posta elettronica un messaggio che fornisce indicazioni ingannevoli su presunte spedizioni a favore oppure contenente un link o un allegato nome di aziende, enti o fornitori. Cliccando sul link oppure aprendo l'allegato viene iniettato il virus, che immediatamente cripta il contenuto delle memorie dei computer, anche di quelli eventualmente collegati in rete. A questo punto si realizza il ricatto dei criminali informatici, che richiedono agli utenti di, per riaprire il file e rientrare in possesso dei propri documenti, il pagamento di una somma in bitcoin, a fronte del quale ricevere via email un programma per la decriptazione. È importante non cedere al ricatto, anche perché non è certo che dopo il pagamento vengono anche restituiti i file criptati. Per la fisica e la scienza è un grande momento. Speciali antenne negli Stati Uniti e in Toscana hanno sentito onde gravitazionali, dando così ragione alle teorie sulla relatività elaborate da Einstein. Una scoperta che potrebbe cambiare il modo di studiare l'universo, i buchi neri e il tessuto dello spazio-tempo. Abbiamo raggiunto telefonicamente un fisico, collaboratore del Planetario di Ravenna, Auriano Spazzoli. Ecco il suo importante commento. Questo risultato è un risultato che riguarda essenzialmente la validità della teoria della relatività in quelle che sono i suoi ambiti di validità, che sono la descrizione dell'universo, quindi delle grandi cose. La storia ci insegna che ci sono due modi per spingere la capacità tecnologica umana oltre i suoi limiti. Uno è la ricerca di base, quindi la ricerca che spinge, se vogliamo, l'occhio umano allo sviluppo al di sopra e al di sotto della soglia percettiva. E la seconda è la guerra, no? Anche nella guerra si esalta la capacità tecnologica umana. Allora noi al Planetario, ogni volta che parliamo al pubblico, chiediamo provocatoriamente al pubblico di scegliere, ricordando però, è una cosa importante, che la prima, la ricerca di base, ha dei costi sì elevati, ma porta sempre allo sviluppo di risultati, e mentre l'altra, e mi riferisco alla guerra, ha pure costi elevati, ma a questi costi se ne aggiungono sempre altri che sono tra l'altro costi di gravità incalcolabili. Come scenari, gli scenari sono sempre quelli di continuare su questa strada, fondamentalmente, cioè in realtà si tratta di per quanto riguarda la ricerca di base, continuare a esplorare l'universo con la convinzione che la strada fatta sin qui è una strada valida. L'altra è per quanto riguarda la teoria, quindi la capacità di immaginazione del pensiero umano, come dicevo prima, delle realtà estreme, dell'universo come intero sistema o della realtà delle particelle, continuare a cercare una conciliazione tra questa grande idea
che comunque mantiene pur sempre dei limiti perché parla dell'infinitamente grande e difficilmente si concilia con l'infinitamente piccolo, però cominciare a tenere conto di questa grande idea come di un elemento fondamentale sul quale costruire le prossime grandi intuizioni, sperando che ce ne siano ancora. Inaugurato ieri all'IRST di Meldola, in provincia di Forlì Cesena, il Centro Clinico Sperimentale di Oncologia Dermatologica, Skin Cancer Unit, questo è il suo nome. Il nuovo centro, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Parma, grazie alla rilevante dotazione tecnologica e alle alte qualifiche dei professionisti dedicati, si propone quale polo di riferimento non solo regionale per la diagnostica precoce, la prevenzione primaria, il trattamento e la ricerca nel campo delle patologie oncodermatologiche. La Skin Cancer Unit assumerà carattere di unicità nel panorama nazionale con l'inserimento di un polo dermatologico universitario all'interno di uno degli istituti di ricerca di indirizzo oncologico. Il nuovo centro sarà infatti anche sede didattica della clinica dermatologica dell'Università di Parma. Anche per il 2016 invece è attiva in tutto il territorio romagnolo in anticipo rispetto ai tempi consueti la Romagna Visit Card, la card turistica integrata dell'intero territorio romagnolo a disposizione di turisti e residenti che potranno iniziare a scoprirne la ricca offerta. Nata da un progetto della provincia di Ravenna, l'iniziativa promossa insieme alle province di Forlì, Cesena e Rimini, con il contributo di APT Servizi Emilia Romagna, si presenta ancora più ricca e forte grazie ad un grande potenziamento della collaborazione con la rete di IAT WIT dell'Emilia Romagna per la sua promozione. A questo si aggiungono anche nuovi ingressi sia nel circuito di attrazioni completamente gratuite, 48 in totale, tra le circa 60 proposte ad ingresso ridotto per le quali i possessori della card potranno godere di sconti fino al 50%. Nella giornata dedicata agli innamorati, invece, per eccellenza, cioè domenica 14, giorno di San Valentino, Cervia lancia il primo social mob. Si potrà infatti baciare chiunque abbia un posto nel proprio cuore, scattare un selfie, pubblicare la foto su Instagram o su Facebook utilizzando l'hashtag Un bacio a Cervia. Le foto più belle verranno poi pubblicate sui canali social del comune, dove ci si potrà anche rivedere. Tra le tante iniziative che la città adriatica ha organizzato per questa ricorrenza va segnalato il Fiore per gli innamorati, una originale performance live del pittore artista grafico Luigi Marzo, che in tempo reale in svariati modi interpreterà e disegnerà il fiore in un'opera di grande formato. Il servizio. Veramente il primo social mob tutto dedicato al bacio. Il bacio sarà il protagonista indiscusso alle ore 18 in piazza Garibaldi, domenica 14, proprio San Valentino. Quindi un bacio che verrà, diciamo, declinato in tutte le sue forme, dall'amore, all'amicizia, al volersi bene. Quindi, diciamo, si potrà dedicare un bacio, proprio baciare la propria fidanzata, la moglie, il marito, l'amica del cuore, i propri bambini, i nipotini, i familiari, perché no, anche un amico a quattro zampe, anche questo è un amore. E quindi proprio un inno al volersi bene. Cervia, diciamo che negli anni del suo grande, diciamo, attività turistica, ha fatto innamorare chissà quante coppie, chissà quanti cittadini cervesi, chissà quanti turisti, e quindi è anche una location ideale proprio per baciarsi, per innamorarsi, per dimostrarsi amore, affetto, il volersi bene. E le foto più belle che verranno scattate dai protagonisti di questi baci poi verranno inserite all'interno di tutti i nostri canali social, quindi da Facebook a Instagram, e abbiamo proprio anche un tweet, Un bacio a Cervia. In caso di maltempo, lo premetto, verrà il tutto, diciamo, effettuato all'interno del magazzino Torre. Proprio all'interno del magazzino Torre è in atto questa mostra, Oltre Mare, una mostra davvero bella, dedicata al fascino del mare, e quindi sarà anche un contenitore magnifico in caso, appunto, di pioggia, che ci ospiterà per questo flash mob. Abbiamo messo in campo veramente un programma ricchissimo, quindi dal flash mob social sul bacio, alla mostra Oltremare, al Darsena sta ricreando delle, all'interno del Darsena stanno scolpendo, diciamo, delle sculture di sabbia ad hoc proprio con il tema dell'amore. Quindi è stata smantellata la mostra di Natale, che tanto successo ha avuto, e stanno veramente realizzando per noi in questi giorni queste scenografie con la tematizzazione proprio dell'amore. Quindi tante iniziative, un concorso
da parte dei ristoratori di Ascoli Confesercenti all'interno, diciamo, dei ristoranti, dei menù proprio tematizzati sul cuore rosso di San Valentino, ma anche la possibilità di partecipare a questo concorso lasciando una dedica su una cartolina, e verranno premiate le migliori dediche sempre sull'amore. E sempre rimanendo in tema di San Valentino, vi segnaliamo anche l'iniziativa dell'Enoteca regionale dell'Emilia Romagna, che apre le sue porte per una visita nella sua suggestiva sede nei sotterranei della Rocca di Dozza, e dalle 15 alle 18.30 ci sarà un banco di assaggio della Bursone, un vino ottenuto dall'uva Longanesi, tipico della zona della Bassa Romagna, scoperta proprio negli anni 50 dal signor Longanesi, detto appunto Bursone. Torna anche quest'anno la campagna organizzata da One Billion Rising, in cui le donne e gli uomini di tutto il mondo scendono in piazza, nelle scuole, nei luoghi di incontro, dando vita ad alcuni tra i più creativi eventi di protesta per manifestare contro qualsiasi forma di violenza, abuso sessuale o sfruttamento delle donne e bambini di tutto il mondo. Quest'anno si mira a responsabilizzare le diverse realtà che aderiscono all'iniziativa, facendo emergere le proposte locali, valorizzando le molteplicità delle componenti che animano questo importante appuntamento. A Ravenna, se la sede dell'associazione Linea Rosa, quest'anno le iniziative con gli studenti sono previste nelle giornate di sabato 13 e lunedì 15, gestite in autonomia dagli istituti scolastici. Domenica 14, dunque giorno di San Valentino, alle ore 17 in Piazza del Popolo, su iniziativa di Linea Rosa e Casa delle Donne, sono previsti 3 flash mob per inaugurare 3 targhe in mosaico del progetto I Fiori di Ravenna, città amica delle donne. Davanti alle 3 attività commerciali che durante la Notte Rosa 2015 hanno donato il gelato prodotto con le pesche nettarine, ad esempio, per una vendita di beneficenza per Linea Rosa e a favore appunto delle donne più bisognose appunto di aiuto per le vessazioni e le violenze che subiscono. Alle 18.30 invece presso il centro commerciale ESP si terrà un flash mob di danza e lettura. E ora noi passiamo al meteo per il weekend, vediamo cosa ci attende. Ci attende un fine settimana moderatamente instabile, con precipitazioni deboli e irregolari sui rilievi del settore orientale domani, piogge deboli e irregolari in pianura, tratti moderati sui rilievi domenica, e temperature minime in leggera diminuzione, con valori tra 3 e 7 gradi e massime stazionarie fra 6 e 13 gradi. I venti saranno deboli moderati occidentali, con rinforzi sul settore costiero nella mattinata di domani, deboli e variabili in pianura, moderati sud-occidentali sui rilievi domenica. Il mare sarà da mosso a molto mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione domani, fino a diventare poco mosso nella giornata di domenica. Anche per questa sera è tutto, il nostro telegiornale regionale si conclude qui, vi lascio in compagnia dei nostri consueti approfondimenti, ma il programma della serata in diretta su cui l'emittente punta da ieri sera è Sanremo siamo noi, un modo differente di valutare il Sanremo appunto che stiamo vedendo tutti noi sulle emittenti Rai. Beh, noi lo reinterpretiamo e lo viviamo alla nostra maniera. Condotto da Enrico Spada e da Claudio Bolognesi, ieri sera grande successo di pubblico anche sulla nostra emittente, nonostante la concomitanza con Sanremo, dunque dal alle ore 21 diretta con Sanremo siamo noi. Io vi auguro una buona serata, un felice weekend, arrivederci a lunedì sempre alle ore 20 con il nostro TG Oggi.